Computex 2019, siamo all'interno dello stand Gigabyte. Come sapete, Gigabyte non vende i suoi prodotti in Italia, ma a noi piacciono sempre un sacco e allora siamo venuti qui all'interno dello stand a guardare questo nuovo Aero 15, prodotto che si aggiorna rispetto alla versione precedente e integra ora un display OLED. Ma ci avviciniamo, ve lo faccio vedere un pochino meglio da vicino. Come appena detto, la sua caratteristica principale appunto è quella di avere un nuovo pannello OLED 15 pollici diagonali in questo caso, ma c'è anche la versione da 17, un pannello che viene calibrato singolarmente per ogni prodotto che esce dalla fabbrica. Non abbiamo quindi una certificazione randomica, Gigabyte non manda a certificare solo alcuni dei propri prodotti e poi la certificazione vale per tutta la serie, ma ogni singolo modello qui esce dalla fabbrica calibrato e quindi con certificazione Pantone, quindi perfetto per tutte le applicazioni di tipo grafico. Tra l'altro un display con risoluzione 4K, quindi anche dal punto di vista della definizione e della qualità delle immagini sicuramente un pannello davvero molto molto buono. Vi faccio vedere velocemente anche la costruzione. Qui il poggiapolsi è realizzato interamente in plastica, abbiamo una tastiera con dei tasti che forse sono un pochino piccoli per quanto riguarda la dimensione del singolo keycaps, ma hanno davvero una corsa molto molto profonda e quindi digitare è comunque abbastanza confortevole. Retroilluminazione per chi, quindi ogni singolo tasto ha un LED che può essere personalizzato. Rispetto al modello precedente, qui è stato inserito il lettore per il riconoscimento delle impronte digitali per l'accesso sicuro e rapido a Windows, perché non abbiamo il riconoscimento facciale. La webcam è inserita qui in basso sotto al display, e tra l'altro una webcam HD, e offre anche uno sportellino che permette di chiudere, di coprire la lente della webcam in modo da preservare la nostra privacy. Un notebook che anche dal punto di vista hardware offre ovviamente delle specifiche importanti. Qui abbiamo processore Intel Core di nona generazione, si parte con l'i7, si può arrivare fino all'i9, fino a 32 GB di memoria RAM, in questo caso ne abbiamo 16, configurazioni multiple per quanto riguarda i dischi, abbiamo due slot M2 più uno slot NVMe all'interno di questo Aero 15, GPU integrata Intel, ma anche GTX 1660 oppure RTX fino al modello 2070. Un prodotto sicuramente interessante, anche perché comunque le dimensioni sono contenute, vedete le cornici del display come sono ridotte. Gigabyte parla di 3 mm, in realtà secondo me sono 5, però comunque sono abbastanza contenute, e anche per quanto riguarda l'impronta abbiamo delle dimensioni che possono essere assimilate a quelle di un notebook da 14 pollici. Lo spessore è altrettanto ridotto, circa 2 cm e 2,1 kg di peso. Vi faccio vedere velocemente anche le porte, abbiamo due USB 3.1, una USB Type-C con compatibilità Thunderbolt e soprattutto abbiamo uno slot per SD card in formato pieno, quindi assolutamente ottimo per tutti coloro che devono riversare i contenuti della propria macchina fotografica ad esempio. Ovviamente non manca il connettore per la ricarica, lo giro dietro, vi faccio vedere anche il sistema di areazione perché è stato cambiato anche il sistema di dissipazione all'interno con due ventole con 71 lamelle, pensate un po', sono davvero tantissime, riescono a spostare una quantità d'aria incredibile, e soprattutto 5 heat pipe, due dedicate alla CPU e due alla GPU e un'altra che ovviamente raffredda gli altri componenti. Circa il 50% della scocca nella parte inferiore è poi occupata da questo sistema di griglie che permettono una migliore areazione, quindi un miglior raffreddamento di tutti i componenti che stanno all'interno del notebook. Giro infine sull'ultimo lato, abbiamo un HDMI in formato standard, un'altra USB Type-C, un'altra Type-A, jack da 3,5 mm e Gigabit Ethernet, quindi per una connettività di alto livello, così come non manca un modem Wi-Fi AX di ultimissima generazione. La batteria è da 94 Wh, quindi diciamo che anche con un utilizzo abbastanza intenso dovrebbe comunque riuscire a garantire una buonissima autonomia. Che altro dire, questo è un prodotto che, come già detto, non arriverà ufficialmente in Italia, ma siamo assolutamente nell'epoca dell'e-commerce e quindi è possibile reperirlo tranquillamente in altri paesi, ad esempio in Europa, e farlo arrivare in Italia senza troppi problemi. Se quindi questo secondo voi è un notebook che fa il caso vostro, che rispetta quelli che sono i vostri canoni e le vostre esigenze, potete comunque cercare di acquistarlo anche se abitate in Italia. Io vi invito a lasciare un bel like qui sotto, ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube, mi dimenticavo il prezzo, la versione base
parte da circa 1700 euro, quindi anche un prezzo abbastanza competitivo. Qui sotto in descrizione vi lascio anche il link che vi porta all'articolo nel quale abbiamo parlato in maniera un po' più approfondita di questo Aero 15. Ciao!